adesso c'è l'Istituto Pacinotti Archimede, il progetto si intitolava Report Ambientale, informazione per la tutela dell'ambiente. I tutor sono stati la dottoressa Pericchia e la dottoressa Qui abbiamo uno studente che ci presenterà il lavoro che hanno svolto. Ti chiami? Matteo. Matteo? Ok. Mentre invece a questo punto dico tutti e Antonio. Gli studenti erano Francesco, Antonio, Alessio, appunto Matteo, Samir, Damiano, Mariano, Cristian, di nuovo Matteo, José e basta. Vi lascio la parola. Posso parlare qui? No. Solo qualche parola. Riguardo a quell'elenco di parole, quell'iniziativa di Tiziana che mi è piaciuto molto, mi sembrano tutte risposte, un riscontro positivo da parte degli studenti, anche quel faticoso che apparentemente diciamo è negativo, però niente viene per niente, ok? Per quanto mi riguarda il progetto è stato per me anche divertente ed emozionante. Aggiungiamo? È mio però, non è dei ragazzi, è del tutto, lo possiamo aggiungere. Divertente. E questo è secondo me importante perché cogliere nell'esperienza di lavoro, nel lavoro che uno si ritrova a fare, l'aspetto più affine a se stessi, che ci piace di più, che quindi diverte, è un elemento importante proprio per avere successo nella vita professionale. Adesso andiamo al progetto. Allora, al progetto hanno partecipato 10 ragazzi. 10 studenti, 5 di una terza superiore e 5 di una quarta, del liceo scientifico Pacinotti, orientamento scienze applicate, perché la scuola Pacinotti Archimede è una grande scuola, che mi sembra che ci sono più di 1600 studenti distribuiti in 72 classi, e è localizzata nella Roma nord-est, insomma zona Prati Fiscali, e è divisa in 3 sedi. E al suo interno ci sono vari indirizzi scolastici, ci sono istituti tecnici, liceo scientifico tradizionale, sportivo, loro appartengono a questo indirizzo di scienze applicate. Il progetto, il tema centrale è l'informazione ambientale, e l'obiettivo del progetto era quello proprio di far conoscere ai ragazzi come fare informazione ambientale attraverso la stesura di un report che avesse per oggetto, con oggetto, comportamenti sostenibili e l'informazione ambientale nella scuola, nel mondo scolastico. E un altro obiettivo è stato quello di far capire ai ragazzi quanto è importante produrre e diffondere un'informazione ambientale corretta e completa per la tutela dell'ambiente, ambiente che ha tanto bisogno di essere tutelato. E il progetto dura 2 anni, circa 100 ore appunto distribuite in 2 anni, e il report sarà pubblicato, ovviamente sarà prodotto, realizzato e diffuso alla fine del secondo anno. Al momento si è conclusa l'attività del primo anno. La parte più impegnativa del primo anno è stato proprio lo svolgimento di tutta la fase di rilevazione dei dati che è avvenuta all'interno della scuola Pacinotti Archimede, che è stato proprio l'universo di osservazione. È stata un'attività che ha avuto un impatto sulla scuola e sulle attività scolastiche in corso abbastanza notevole, quindi approfitto di questa occasione per ringraziare i tutori interni e la referente per i progetti alternanza scuola-lavoro, per la collaborazione che c'è stata fondamentale anche nella fase di progettazione e pianificazione dell'indagine, e ringrazio tutta la scuola, tutti i professori e tutti gli studenti e la dirigente scolastica che hanno collaborato, e senza la loro collaborazione il progetto non sarebbe stato possibile portarlo avanti. Niente, lascio la parola adesso a Matteo Sodano e Antonio Divizia della terza, che presenteranno in dettaglio l'attività svolta nel primo anno, che è iniziata a febbraio e si è conclusa proprio pochi giorni fa alla fine di maggio. Sì, lo so.
Allora, buongiorno a tutti, sono qua appunto per presentare il progetto che abbiamo fatto noi 10 ragazzi del Facinotti Archimede. E l'attività di quest'anno è iniziata con un questionario introduttivo che ci è stato posto dai nostri tutor, che è servito sia a noi per cercare di capire un po' quelli che poi sarebbero stati i temi che siamo andati a trattare quest'anno, quindi i temi ambientali e l'informazione ambientale, ed è servito anche ai tutor, perché giustamente per capire un po' qual era il nostro livello, qual era, diciamo, il punto base da cui partire. Dopo questo questionario e l'analisi che ne è seguita, abbiamo iniziato le lezioni, che sono state sia teoriche che pratiche, quindi di esercitazioni, che riguardano un po' tutti i temi che poi sono stati quelli fondamentali di questo progetto, quindi l'informazione ambientale, i comportamenti sostenibili e la percezione ambientale. Una volta che ci hanno dato le basi per riuscire sia a fare il questionario, sia poi l'obiettivo, quello che sarà dell'anno prossimo, quindi il report ambientale, abbiamo dovuto iniziare a raccogliere i dati. Per raccogliere i dati, giustamente, abbiamo dovuto fare un'indagine che abbiamo prima, diciamo, progettato. E quindi abbiamo definito tre che sono stati i punti fondamentali, quindi che l'universo di indagine dovevano essere sia i professori che gli studenti di tutta la nostra scuola, che i temi un po' di questa indagine dovevano essere i comportamenti sostenibili, l'informazione ambientale e la percezione delle problematiche ambientali, e che il report che poi stileremo l'anno prossimo sarà indirizzato verso tutti i cittadini. Quindi, dopo aver definito i punti generali, abbiamo cercato di trovare qual era il modo più rapido e veloce per riuscire a raggiungere il numero massimo sia di studenti che di professori. Quindi ci siamo indirizzati verso un questionario che fosse volontario e anonimo. Doveva essere comunque un questionario breve e semplice per evitare di richiedere troppo tempo e quindi poi distrarre l'attenzione, che poi i ragazzi c'era il rischio che non lo compilassero. E abbiamo optato per un questionario online. Diciamo, il questionario online dà dei vantaggi, nel senso che l'archiviazione dei dati è automatica, quindi risparmia tante ore di lavoro. L'uso della carta è molto limitato, perché a parte qualche copia, per chi non potesse farlo online, le copie cartacee sono in numero bassissimo. E diciamo, i ragazzi della nostra età e anche i professori ormai il cellulare lo hanno tutti, quindi è stato un qualcosa che potessero fare tutti facilmente. Diciamo, avendo delle dimensioni molto piccole, abbiamo dovuto fare delle domande che fossero molto brevi e semplici, perché se no con il telefono non si può, non è permesso fare cose troppo lunghe. Ovviamente per fare il questionario online e per evitare che la gente lo facesse più volte oppure che lo facesse gente esterna, abbiamo dato dei codici univoci a ciascuno che lo compilava, e quindi per evitare questi problemi. Appunto, come dicevo, il questionario ha avuto delle domande molto semplici, infatti richiedeva giusto qualche minuto per compilarlo. Nonostante sia però sconsigliato mettere delle domande aperte, abbiamo voluto comunque metterne un paio, perché se risposte correttamente, le domande aperte ampliano di tantissimo la quantità di informazioni che poi si riescono a raccogliere. Quindi anche per cercare di avere più informazioni poi l'anno prossimo per fare il questionario, abbiamo voluto osare metterne un paio. Quindi, diciamo, dal punto di vista più pratico, il questionario era formato da 19 domande. Le prime 10 sono domande anagrafiche, anche per poi noi in seguito poter catalogare le varie risposte che avevamo, con un percorso per studenti e professori differenti. E poi tre blocchi comuni a tutti, quindi le prime tre domande sull'informazione ambientale, due domande sulla percezione ambientale e quattro sui comportamenti sostenibili, dei quali due erano le domande aperte. Questa ad esempio era la schermata principale, e le domande erano tutte di questo genere, quindi molto semplici, ad esempio dove più frequentemente senti parlare dei temi ambientali, c'erano le domande a risposta multipla, e ad alcune abbiamo messo anche l'opzione altro per chi volesse, diciamo, esprimersi in modo più completo. Una volta che abbiamo finito tutta la fase di progettazione del questionario, abbiamo iniziato la fase di distribuzione. Quindi abbiamo cominciato con un'indagine pilota fatta in collaborazione con le nostre due classi, quindi la terza e la quarta, dove dopo una breve presentazione del progetto abbiamo fatto loro compilare il questionario, e gli abbiamo in seguito anche chiesto se c'era qualcosa che non funzionasse, qualche domanda che non era chiara. È servito anche a noi per capire se c'era qualcosa da modificare, se la procedura su internet, quindi l'archiviazione dei dati, funzionava tutto alla perfezione, e quindi, diciamo, ci è servito anche un po' a noi per capire. Una volta passata questa fase, che è andata a buon fine, è iniziata la fase di distribuzione, quella vera, cioè in giro per tutta la scuola. Non potendo andare noi personalmente in ogni singola classe a presentare il progetto, perché, come diceva la dottoressa, sono 72 classi, sono quasi 1800 studenti,
non siamo potuti andare noi personalmente, quindi grazie alla collaborazione anche dei tutori interni, dei nostri professori, abbiamo organizzato 3 riunioni con i rappresentanti di classe delle rispettive sedi, dove gli abbiamo presentato il progetto e gli abbiamo fatto compilare il questionario. E poi gli abbiamo chiesto se potevano andare nelle loro classi, gli abbiamo anche consegnato poi una busta, a far fare il questionario. In questa busta c'erano le 2 copie cartacee, per chi appunto non poteva farlo online, c'era il foglio con i codici da distribuire ai ragazzi e c'era un breve foglio di istruzioni comunque per aiutarli se non ricordassero qualcosa. Questa fase è durata circa 15 giorni durante il mese di maggio e ha avuto un esito positivo perché abbiamo avuto un tasso di risposta degli studenti circa del 50% e considerando che era un'indagine volontaria è stato un tasso di risposta molto buono. Un po' meno buono è stato quello dei professori. Comunque, in valori assoluti abbiamo avuto 816 questionari compilati dagli studenti e 32 dai professori. Di questi 816, solamente 18 sono stati fatti cartacei, quindi vuol dire che l'aver scelto un questionario online è stata una scelta molto buona. E, da un'analisi abbastanza generale, perché poi il processo di analisi sarà quello dell'anno prossimo, abbiamo comunque visto che una buona quantità di questionari ha riportato le domande aperte compilate in modo coerente e quindi adesso comunque l'anno prossimo anche con i tutor analizzeremo e controlleremo, ma probabilmente ci sarà una buona quantità di materiale da poter mettere nel report. Come temevamo, che era quello un po' che ci ha fatto discutere nella fase di progettazione, ci sono stati alcuni questionari compilati con cose non inerenti, perché diciamo è un po' quello che i ragazzi fanno se si stufano. Di questi 15 che sono stati quelli con le risposte non inerenti, addirittura 2 o 3 hanno proprio riportato degli insulti mirati a qualcuno che poi giustamente sono stati riportati all'attenzione sia dei tutor che della dirigente scolastica. Sempre diciamo da un'analisi preliminare vediamo questo che è sulla prima domanda, quella che vi ho mostrato prima, quindi dove si sente frequentemente parlare dei temi ambientali, e questo è un grafico generale, possiamo ad esempio vedere che la maggior parte dei ragazzi ne sente parlare su internet o in programmi televisivi. Oppure questa che era un'altra delle domande, quindi che chiedeva se si ritiene che l'informazione sui temi ambientali è importante, vediamo che quasi la totalità ha risposto abbastanza o molto, quindi diciamo i ragazzi ritengono che comunque sia importante. Di questa totalità, nella terza domanda che chiedeva se si è soddisfatti dell'informazione che si riceve, vediamo che però circa il 50% è soddisfatto, ma l'altro 50% ritiene che l'informazione non sia abbastanza o comunque non sia adeguata. Quindi diciamo in linea generale siamo rimasti soddisfatti dall'indagine perché è andata a buon fine, sicuramente sia la collaborazione dei tutor interni che l'aiuto che ci hanno dato i nostri tutor di Istra è servita molto perché ci ha permesso di fare un questionario che fosse utile e le riunioni con i rappresentanti ci hanno risparmiato molte ore di lavoro. Anche il fatto di aver scelto un questionario online che fosse molto breve, quindi 5-6 minuti di compilazione, sono state scelte comunque molto importanti. Probabilmente il tasso di risposta basso dei professori sta nel fatto che non abbiamo potuto attuare gli stessi metodi di propaganda che abbiamo usato con gli studenti, quindi non abbiamo potuto organizzare le stesse tipologie di riunioni. In linea generale, come gruppo siamo rimasti molto soddisfatti da questo progetto perché ci ha permesso di trattare temi che altrimenti non avremmo mai trattato a scuola. Abbiamo avuto un forte dialogo sia con i tutor che con i nostri tutor interni. Adesso che abbiamo raccolto tutto il materiale, che abbiamo visto un po' di cosa si tratta questo progetto, quali sono i temi, tutti e 10 ragazzi come gruppo abbiamo deciso di proseguire anche l'anno prossimo questo progetto. E, diciamo, non so se già da subito questo progetto ci avrà cambiato, nel senso avremo un modo diverso di vedere l'ambiente, ma di sicuro ci ha permesso di conoscere meglio e di capire che anche la persona singola può fare qualcosa per cambiare. Quindi ringrazio di cuore sia i tutori interni che i tutor di Istra e grazie per la presenza.